Senti, amore, ma se ti dicessi che voglio rifarmi il seno? Aspetta, una domanda a trabocchetto o una semplice curiosità? Una domanda così per sapere. Che ne pensi? Ma parliamo di una terza o di una quarta? Dai, rispondi. Ma che ne so, sarebbe un po' strano visto che è una cosa che non ti è mai interessata. E che fa? Non si può cambiare idea? Metti che cambio idea? Metti che vengo e ti dico che voglio rifarmi una quarta, che dici? Valutiamo anche una quinta? Ah, quindi tu pensi che se io fossi tettona starei meglio? E allora che cosa mi diresti? Ma che ne so, magari è giusto giusto che ho il numero di un primario nella rubrica che è bravo e amico mio, però così per caso. Ah, mi asseconderesti quindi? Certo, amore, anzi se posso aiutare anche economicamente ci metto mio, dico. Ah, quindi tu mi permetteresti di cambiare il mio corpo in maniera così drastica pur sapendo che non me ne è mai fregato niente senza manco chiedermi perché? Vabbè, amore, ne stiamo parlando. Cioè non mi blocchi? Ma come? Mi lasceresti cambiare il mio corpo senza manco chiedermi niente? Ma non è che io sto... Ti interessa solo se quarta o quinta e di me non ti interessa. Oh, e basta. Tu non fai proprio niente, va bene? Tu il tuo corpo lo lasci così com'è. Io non ti permetto di cambiare niente. È un peccato di Dio, ma io mi impongo. Ti ho conosciuta così e così devi rimanere. Senza me. Insensibile. Insensibile e possessivo. Insensibile, possessivo e maschilista. Che schifo. Vergogna. Ma con chi sto? Io mi stavo facendo i cavoli miei. Mi stavo facendo i cavoli miei.